Commentato i dati invalsi relativi alle performance degli studenti italiani, dati che confermano un elemento di forte preoccupazione, anche se vi sono alcuni elementi di miglioramento. E l'elemento di forte preoccupazione è il solito, è drammaticamente il solito. Un'Italia spaccata almeno in due, con i ragazzi del Mezzogiorno fortemente pregiudicati nelle prospettive formative, nelle opportunità formative e quindi anche ovviamente occupazionali rispetto a studenti di aree più avvantaggiate del paese. Da qui la decisione di presentare anche con il contributo di Invalsi, collaborerà poi anche Indire, un'agenda sud, agenda in 10 punti, che prevede fra l'altro la individuazione di quelle scuole dove maggiori sono per fragilità dell'area, del contesto sociale, per abbandoni, per insuccesso formativo, per assenze, secondo determinati indicatori, ripeto, concentrare su, iniziamo con 240 scuole, un'azione forte, un'azione significativa, un'azione per certi aspetti rivoluzionaria, 240 scuole in cui noi investiremo risorse anche significative e importanti. Un passaggio che vedrà più insegnanti in ogni scuola, soprattutto per le materie più critiche, matematica, italiano, inglese. Avremo l'apertura della scuola al territorio, avremo la estensione del tempo scuola, quindi il tempo pieno in tutte queste scuole. Avremo una formazione speciale, specialistica, per i docenti che insegnano in queste scuole, con una retribuzione aggiuntiva per tutta l'attività extracurricolare. Avremo, d'intesa con il Presidente delle Regioni, degli interventi per favorire lo sviluppo territoriale grazie allo sviluppo formativo, grazie allo sviluppo del sistema scolastico. Insomma, 10 punti di intervento particolarmente forti, il coinvolgimento delle famiglie, anche qui un'azione molto innovativa, bisogna ricostruire quell'alleanza fra famiglie e scuola, e noi vogliamo dare una testimonianza molto concreta di questa volontà di intervento. L'Italia come si posiziona tra le altre nazioni europee? Beh, l'Italia si posiziona, questi sono i test OCSE, sono i test PISA, si posiziona mediamente sotto la media appunto europea. Noi vogliamo intervenire soprattutto perché l'Italia è a macchia di leopardo, quindi abbiamo regioni che sono estremamente competitive, che sono ai livelli della Finlandia, dei Länder tedeschi, e altre regioni purtroppo che invece sono fortemente penalizzate. Questo non deve più accadere, dobbiamo riunire l'Italia.